Buonasera a tutti gli ascoltatori di Cristiani Today. Continuiamo la nostra serie sui messaggi subliminali. Di per sé oggi non parliamo tanto dei messaggi subliminali quanto dei danni che può causare una certa musica rock. Attenzione, io tengo a sottolineare che la musica rock di cui noi parliamo non è quel rock leggero, quel rock che tante volte fanno i ragazzini, quel rock che può essere anche piacevole se fatto in un determinato modo. Il rock di cui noi parliamo è rock pesante, l'hard rock, il metal rock. Quindi un rock dove c'è molto byte, molta energia, dei suoni pesanti e via dicendo, facendo distinzione tra un rock live, un rock leggero, un rock che può essere anche cristiano, fatto da persone che magari non arrivano agli eccessi, da un rock che può essere forte, anzi che è forte. Quindi questa sera noi parliamo del rock pesante, l'hard rock, il metal rock e dei danni fisici e psicologici che questo tipo di rock fa. Attenzione, io faccio la citazione di un libro che vi presento la copertina, di Corrado Balducci, Adoratori del demonio e del diavolo, rock satanico. Corrado Balducci ha scritto questo libro tanti anni fa, è ancora attuale, e le affermazioni che lui fa sono delle affermazioni basate su studi scientifici. Quindi io prendo alcune pagine di questo libro che vi ho presentato e vi leggo semplicemente quello che c'è scritto, senza tanti commenti, e Balducci fa riferimento a studi scientifici effettuati da professori in questo campo. Quindi stiamo soltanto trasmettendo quello che Corrado Balducci ha scritto, e lui si è basato su studi seri e ne fa le citazioni. Quindi stiamo soltanto trasmettendo quello che il libro, il testo dice. E sono questi inconvenienti del rock che danneggiano la parte fisica e la parte psicologica delle persone che vivono questo rock hard, questo rock metal, secondo questi studi. Anzitutto vediamo i danni fisici che si registrano. Quindi dice Balducci, accenno ai principali danni fisici, ricordando che oramai esistono studi di esperti a documentarne la esistenza e la pericolosità. Quindi lui parla di traumi dell'udito, traumi della vista, inconvenienti che derivano dall'influsso sul liquido cerebrospinale e inconvenienti vari. I traumi dell'udito, come conseguenza diretta dell'intensità del suono, che diventa sgradevole oltre gli 80 decibel e nocivo oltre i 90. Nei concerti rock se ne hanno da 106 a 108 al centro della sala e 120 vicino all'orchestra. Gli specialisti hanno scoperto nei giovani dei problemi di udito di cui sono affetti abitualmente gli adulti soltanto dopo i 50 anni. E qui cita lo studioso. Altri danni dovuti all'intensità del suono sono rappresentati da un inquietante aumento di malattie cardiovascolari e di disturbo dell'equilibrio. E qui Balducci cita ancora gli studi. Scrive poi il celebre musicoterapista Adam Knieste, nel rapporto relativo a un'indagine durata ben 10 anni sugli effetti della musica rock. Il problema centrale causato dalla musica rock sui pazienti da me trattati discende chiaramente dall'intensità del suono, che provoca ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un offensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.
Questo lo dice il professore Adam Knieste, citato da Balducci nel libro che vi ho mostrato. Poi ci sono traumi della vista, causati da speciali illuminazioni, giochi di luce e specie dai raggi laser, che in alcune persone hanno provocato danni irreversibili. A quanto riferisce Regin Ball, il professore Paul Zimmer dell'Università Purdue, io lo leggo così, spiega: in effetti certe discoteche hanno impianti di raggi laser. Se il raggio penetra nell'occhio, può provocare una bruciatura della retina, con formazione di una macchia di cecità permanente. Inoltre, i lampi di luce viva che seguono il ritmo della musica provocano talvolta delle vertigini, delle nausee e dei fenomeni di allucinazioni. Alcune autorità hanno perfino denunciato i pericoli di questa pratica, e in particolare il governo britannico, che ha pubblicato una diffida a tale proposito sul opuscolo relativo alla sicurezza nell'ambito scolastico. E cita sempre i professori che hanno fatto questi studi: inconvenienti che derivano dall'influsso sul liquido cerebrospinale. L'equipe medica di Bob Larson afferma nel citato referto: le vibrazioni delle basse frequenze dovute all'amplificazione delle chitarre basse, alle quali si aggiunge l'effetto ripetitivo dei bit o byte, producono un effetto considerevole sul liquido cerebrospinale. A sua volta questo liquido agisce direttamente sulla ghiandola pituitaria, che presiede alle secrezioni degli ormoni. Il risultato globale è uno squilibrio degli ormoni sessuali e surrenali, come pure un cambiamento radicale del tasso di insulina nel sangue, di modo che le varie funzioni di controllo delle inibizioni morali scendono nettamente al di sotto del limite di tolleranza o vengono completamente neutralizzate. Inconvenienti vari. Sempre dal referto medico di Bob Larson si dice: si è notato che questa musica può avere degli effetti fisici sbalorditivi, variazione del polso e della respirazione, aumento di secrezioni delle ghiandole endocrine, in particolare della ghiandola pituitaria, che regola i processi vitali dell'organismo. Quando la melodia sale di tono, la laringe si contrae; quando scende, la laringe si rilassa. Il metabolismo basale e il tasso di zucchero nel sangue si modificano durante l'ascolto di questa musica. Si può dunque considerare la possibilità di giocare sull'organismo umano come si suona su uno strumento musicale. In base alla musica, ecco che si influisce sull'organismo umano. E infatti alcuni compositori di musica elettronica si sono proposti di manipolare il cervello, provocando una specie di cortocircuito nelle facoltà coscienti, come viene provocato dalla droga. Il ritmo predominante nel rock e nel pop condiziona innanzitutto il corpo, per poi stimolare alcune funzioni ormonali del sistema endocrino. Ecco, questo per quanto riguarda i danni fisici che provoca il rock, secondo questo testo che noi abbiamo riportato. Parliamo adesso dei danni psicologici, sempre dal libro che vi ho mostrato, sempre Corrado Balducci, che cita degli studiosi. Riporto in proposito quando scrive Regin Ball, il quale, sarà utile far presente, era specializzato in psichiatria criminale. Pur gravi che possono essere gli effetti fisiologici del rock, ancora di più lo sono quelli psicologici. Non ci si sottopone impunemente all'influenza spersonalizzante del rock per un periodo prolungato, senza subire dei traumi psicoaffettivi profondi. Ci basterà enumerare 10 fra quelli che ricorrono più sovente nelle analisi mediche e psichiatriche dei dottori
e qui c'è un elenco di dottori che hanno fatto questi studi. Quindi Corrado Balducci ci riporta quello che dicono questi dottori nel suo libro e ci riporta soltanto 10 danni psicologici che quelle persone che vivono il rock pesante, l'hard rock, il metal rock, ecco, hard rock significa rock pesante, e che loro hanno diagnosticato nelle persone che sono sottoposte alle loro cure. Quali sono questi 10 danni, queste analisi mediche psichiatriche che i dottori hanno fatto e che hanno riscontrato questi danni? Numero 1, modifica delle reazioni emotive che vanno dalla frustrazione alla violenza incontrollabile. Queste persone che vivono questo rock in modo pesante, in una maniera prolungata, hanno queste reazioni emotive che vanno dalla frustrazione alla violenza incontrollabile. Secondo, perdita del controllo dei riflessi e della capacità di concentrazione. Quindi se annebbiano i riflessi non c'è concentrazione. Immaginate una persona che va che deve studiare o che deve fare un lavoro molto pericoloso, che perde la concentrazione, che perde i riflessi. Terzo, considerevole diminuzione del controllo dell'intelligenza e della volontà sulle pulsioni subconscienti. C'è manca il controllo sulla propria intelligenza, il controllo sulla volontà, sulle pulsioni subconscienti. Quarto punto, sovraccitazioni neurosensoriali che producono euforie, suggestionalità, isteria e anche allucinazione. Quinto, serie anomalie nella memoria, nelle funzioni cerebrali e nella coordinazione neuromuscolare. Sesto punto, stato ipnotico o di catalassi che rende la persona una specie di zimbello o di robot. Cioè la persona viene in un certo qual modo ipnotizzata dalla musica, dalle luci, da quello che si dice, che si grida e via dicendo, e segue quello che fanno gli altri e perde il controllo di sé. Rende la persona una specie di zimbello di robot. Stato depressivo che può giungere sino alla nevrosi e alla psicosi, soprattutto quando musica e droga si combinano. Quando si combinano musica e droga, e nelle discoteche si sa che gira molta droga, ecco che si può arrivare allo stato depressivo, alla nevrosi, alla psicosi. Poi tendenze suicide e omicide, considerevolmente aumentate dall'ascolto quotidiano e prolungato di musica rock. Cioè quelle persone che anche nel quotidiano abitualmente ascoltano un rock pesante. Si può arrivare a questi eccessi, dicono questi dottori, questi medici citati da Corrado Balducci. Quindi tendenze suicide e omicide, considerevolmente aumentate dall'ascolto quotidiano e prolungato di musica rock. Automutilazioni, autoimmolazioni e autopunizioni, specialmente nelle grandi assemblee. E poi l'ultimo punto, impulsi irresistibili di distruzione, di vandalismo e di tumulti a seguito di concerti e di festival rock. Cosa vuol dire? Ecco, qui c'è un'altra parte che io non vi leggo perché già mi sembra abbastanza denso quello che abbiamo detto, però Corrado Balducci cita vari concerti rock che si sono tenuti nel mondo, dove a un certo punto la folla è diventata incontrollabile,
dove a un certo punto ci sono stati, state persone che hanno perso la vita per il tumulto, per la folla che si spostava. Certo, si può dire che questo succede anche quando ci sono le partite, o può succedere quando ci sono certe canzoni, però c'è una grande differenza, perché dico io, una musica piacevole, che non ne porta delle eccitazioni, una musica più calma e via dicendo, ecco, non suscita certe reazioni che abbiamo ascoltato, certi danni psicologici, certi danni fisici, non suscita questo. E quindi anche se ci sono tante masse, tantissime persone, ecco, ci si può anche diluire e poi ritornare, voglio dire, nelle proprie case senza avere tanto, tanto danno. Quando invece la musica è pesante in se stessa, una musica che eccita, che porta alla violenza, una musica che fa perdere l'autocontrollo, è più facile che ci siano dei danni nelle persone, nelle masse. E Corrado Balducci, ecco, che riporta degli avvenimenti gravi che sono successi proprio a causa di questa musica rock e di questa folla di persone, la folla che viene in un certo qual modo eccitata da questo tipo di musica, che poi ha fatto danno. Questa, diciamo, è quello che riporta Balducci. Io mi trovo perfettamente in linea con quello che lui dice, perché se ci sono questi danni psicologici, inevitabilmente, quando le persone sono migliaia e migliaia, è facile che succedano dei danni, come sono successi. Ecco, infatti Balducci riporta come in Canada, a Vancouver, durante uno spettacolo dei Beatles sono bastati 30 minuti perché 100 persone fossero calpestate, assalite o gravemente ferite. Non è riportato l'anno quando è successo questo, però sono fatti di cronaca che Balducci riporta. In Australia più di 1000 persone sono rimaste vittime di gravi ferite durante un festival rock. Nel Libano una folla isterica di partecipanti ha potuto essere dispersa soltanto con l'aiuto di 5 idranti. E poi negli Stati Uniti, ad Altamont, nel 1969 un festival del Rolling Stone ha attirato 300.000 persone, molti giovani morirono per asfissia e 3 per dosi massicce di droga, siamo nel 69. Negli Stati Uniti, a Cincinnati, al Colisei Riverfront, nel dicembre del 79 11 giovani furono calpestati a morte dai 18.000 spettatori che sfondarono le barriere per entrare al festival. E poi, dice Balducci, nonostante si sapesse che c'erano stati questi 11 giovani morti, ecco che il concerto ha continuato come se nulla fosse. Io dico, stiamoci attenti, ci sono dei dati scientifici, ci sono dei professori, ci sono degli studiosi che si trovano davanti a questi giovani con questi danni, che ci mettono sull'avviso dei danni che possono causare queste musiche di questo genere di rock, e teniamone conto nella nostra vita, teniamone conto, perché quando la musica è piacevole c'è l'allegria, c'è l'amicizia e si ritorna a casa con un cuore più sereno, più gioioso, con più amici, allora è bello. Ma quando questa musica comincia a fare degli effetti negativi nel nostro corpo, nella nostra psiche, nel cuore, quando il ritmo è forte, vi dicendo, quello non è più divertimento, quello non è più musica, quello è autolesionismo, questo è, diventa anche la musica, diventa una droga, e vi dicendo. Quindi mettiamoci in guardia, sappiamo guardare bene in quale concerto andiamo, e speriamo che non succedano più di questi mali nella società. Diciamo Ave Maria, vi do la mia benedizione e ci rivediamo alla prossima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti.